I giovani che non usano i social network. Ecco che cosa ne penso. Attraverso il video di oggi vado a rappresentare la mia opinione su quei giovani, su quei ragazzi e quelle ragazze che purtroppo, per fortuna, non usano, non sfruttano, non sono iscritti o iscritte ai social network. Ecco, che cosa pensa Leandro Smelli, che sono io? Pensa una cosa molto semplice, che quelli che non sono iscritti ai social fanno non bene, ma benissimo a non essere iscritti ai social network. Perché? Perché i social network, secondo me, sono una grande perdita di tempo, non servono a niente. Mi spiego meglio, voglio essere chiaro, voglio essere il più esaustivo possibile con voi. Voi, se siete uomini, ragazzi, o meglio, e sfruttate i social, vi accorgerete che non riceverete messaggi, non riceverete email, non riceverete contatti, non riceverete richieste di amicizia su Facebook, non riceverete un accidenti di niente. Questo perché? Perché gli uomini, i ragazzi, non vengono cercati dalle ragazze. E di questo argomento già mi sono occupato di parlarne più volte. A meno che non sei un ragazzo bello, affascinante, sexy, non rincoglionito, determinato e soprattutto in gamba. Ma soprattutto che hai uno stipendio, che hai un'entrata economica ogni mese. Se invece sei ragazza o donna, il discorso cambia gravemente. Che significa gravemente? Significa che se sei donna, ragazza, o meglio, per meglio dire, troverai sicuramente uomini, ragazzi che con te parleranno, che con te chatteranno, che ti lasceranno il numero di telefono cellulare e soprattutto che ti metteranno i mi piace, i like e avverrà una corrispondenza scritta tra te e lei, cioè tra te che sei ragazza e lui. Verrà ricercata, tu che sei ragazza o donna, da un sacco di uomini, ti ritroverai la posta invasa di messaggi. Ti basta infatti andare in un gruppo qualsiasi pubblico, mettere una foto di te anche senza minigonna, solamente di viso, magari truccata. Ti arriveranno un sacco di mi piace, di like, di commenti e anche delle richieste di amicizia, che saranno almeno una ventina circa. Ecco, quindi i ragazzi, i giovani che non sono iscritti ai social network, secondo me, fanno benissimo. Fanno non bene ma benissimo, ripeto nuovamente. Perché? Perché secondo me si tratta, e lo dico in concreto e non in astratto, di una grande perdita di tempo. Che cosa è una grave perdita di tempo? Secondo me i social network, tutti quelli che ci sono oggi come oggi, sono una grande perdita di tempo. Non servono a nulla, non servono a niente, non servono a qualcosa di concreto. Forse se servono a qualcosa, servono a qualcosa di astratto, cioè a qualcosa che probabilmente è utile per un essere umano per andare a incrementare probabilmente il proprio egocentrismo. Che significa ego? Il proprio io. Ego significa, tradotto in italiano, io. Egocentrico, quando una persona dice ad un'altra sei una persona egocentrica, significa che quella persona vuole stare sempre al centro di tutto. Quindi egocentrico, come penso molti sanno, già significa persona che vuole stare al centro di tutto. E questo è effettivamente in astratto e non in concreto il mio pensiero, dovendo parlare di giovani che si mettono sui social network. Secondo me ci si mettono dovendo andare a ravvisare un'utilità, quella di trovare l'utilità relativa al fatto di mettersi sul social per, e ripeto per, incrementare il proprio ego, per incrementare il livello di egocentrismo presente in un determinato essere umano. Ecco, io penso, e lo dico senza falsa retorica, come direbbe il buon Andrea Di Pre, il famoso critico e avvocato italiano, di aver detto ogni cosa in questo video di oggi. Quindi, riassumendo brevemente, non ci sono motivi validi che portano un individuo a stare nei social. Chi non è iscritto ai social fa non bene ma benissimo e condivido in pieno la sua scelta. Chi
perché oggi come oggi, lasciatemelo dire cari utenti di YouTube, essere iscritti ai social network non serve a niente, è una grave perdita di tempo, una grande perdita di tempo. E non solo io a dirlo, sono i fatti, andatevi a vedere, fatevi un giro nei social network, vi accorgerete che vige la porcaggine, vige soprattutto una situazione in cui abbiamo ragazzi che si trovano nei social a cazzeggiare, perché tanto non trovano nulla nei social, ma ci stanno solo per incrementare il proprio ego, punto, non per altri motivi. Grazie, da Leandro Smelli di Roma è tutto, iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, condividete i miei video, commentate, ripeto, un saluto, a presto e una buona giornata da Roma. Guardate che spettacolo, ripeto. Fate un fermo immagine e fate questo screenshot dove rido e tenetelo con voi. Fatevi un ricordo di Leandro e anche in questa foto che ho fatto poc'anzi attraverso questo video. I video servono anche per fare delle foto volendo, no? Perché mi fermo, sto fermo e si possono fare degli screenshot volendo che si possono tenere come ricordo. Ecco, vi ringrazio ancora, al prossimo video.